Roma Arena, ore 17:30 di oggi, di questa domenica del derby udinese e triestino, o meglio triestino-udinese. All'ingresso dei sostenitori di parte udinese ecco che c'è l'urlo dei tifosi di Barca Alma Trieste. Il settore D, eccolo lassù, è appena entrato con le loro bandiere, è entrato mezz'ora prima dell'inizio della partita ed ecco subito gli spottò che arrivano dall'altra parte della Alma Arena qui a Trieste. Ed è tutto lo spettacolo. Ovviamente la APU GSA, come vedete, con il neo aggiunto a questa compagine, ossia Troy Coupey, che lui è abituato a questo genere di situazioni, perché quando ha fatto appunto le finali NCAA, ecco che c'era questo clima. Spalti, continua il clima di scotto. E questo è il capitano Michelone Ferrari, che più volte in questa settimana prima del derby ha parlato per il significato di questo derby. E ovviamente avete sentito lo speaker, ecco che c'è la palla che mette il Firenze in mezzo al campo, con spinta dai suoi 5.000 tifosi che hanno assiepato tutti con la loro maglia rossa il NBA per un appuntamento che va al di là del risultato sportivo. Dykes, Pinton, Pellegrino, la mascotte dell'Alma di Trieste. Quando stanno entrando arbitri e ufficiali di campo. Settore D con 6 pullman arrivati da Udine a sostegno dei colori friulani, bianchi e neri. Una partita che ha veramente poca possibilità e poca soluzione di pronostico, perché il derby è tutta un'altra cosa, non è una partita normale.
è una partita che anche per gli arbitri credo sia una situazione abbastanza particolare. È troppo tesa, cosa dici? No. È troppo tesa. Com'è? È troppo tesa era. Chi? Lei. Io? Ah, no, ah, Giulia. Giulia. Tu invece? Ciao bimba. No, noi no. Noi siamo pronti per la partita, vero? Giusto? Tutto a posto? Di Forza Trieste. Dai! È timida. Si scatena dopo. La grande festa dello sport, signor sindaco, vero o no? La grande festa dello sport, questa già dall'inizio della stessa festa, della stessa partita. Una festa che unisce Trieste e Udine. Ma sì, assolutamente, deve essere una gran partita. L'Alma sta andando fortissimo, per cui insomma auguro anche la squadra di Udine tanti successi. Successi in tutti i campi, insomma, che non solo quelli sportivi, come capoluogo friulano. Beh, basta che seguano quello che stiamo facendo a Trieste e anche Udine crescerà. Presidente Alma Trieste, 10 minuti, 15 e 20 dall'inizio. Come ti senti? Dopo. Facciamo l'intervista dopo. No, questa la facciamo ovviamente anche dopo, però anche l'inizio. Ciao, rispetto. Beh, un clima prepartita ovviamente incandescente, speriamo che insomma il clima rimanga tale, ma tale in senso positivo, e in bocca al lupo, insomma, che vinca il migliore, speriamo noi, insomma. E si spera, beh, con questo clima qua direi che la squadra è spinta in maniera abbastanza. Beh, insomma, è il match più importante, comunque il bello di tutto questo è che ci sono due società in regione molto importanti che hanno riavvicinato il basket a tutti, e quindi ci sono anche cose positive in tutto questo. Bene, allora buona partita, perché ci vediamo dopo. Grazie. Presidente Pedoni ha già la sciarpa al collo, Davide Michalic è qui a guardare i suoi ragazzi. Un clima di sport con sberleffi da una parte e dall'altra, insomma, il clima del derby. Ma tutto normale, c'è l'atmosfera magnifica, me la sto godendo tutta, devo dirti, tanti derby che ho vissuto, da tutti i miei ruoli, non sono mai stato così tranquillo. Giochiamo a testa altissima e ho visto i sportivi ragazzi pronti, vedrai che ce la giocheremo, però vincere qua oggi dobbiamo essere tanto bravi, perché loro sono forti e spinti dalla muraglia umana. La spinta appunto del Trieste, veramente, da questi tifosi tutti con la maglietta rossa. Beh, bellissimo, bravi loro, però devo dire che è una grande vittoria per il nostro movimento. La nostra regione oggi ne esce alla grande, speriamo poi che il campo di vincere noi, non ti dico altro. Eccoci qui questa sera in un confronto meraviglioso, al di là degli sfottò che, come sentite, sono doverosi. Io spero che tutto si svolga in un clima di rispetto reciproco e che facciamo una bellissima partita, perché lo meritano i 600 tifosi che ci hanno seguiti. Grandissima serata, speriamo sia una serata di sport e di vittoria. Grazie a tutti. Ed anche l'atmosfera è una qualcosa di particolare qui a Trieste, sono spente le luci e c'è la presentazione appunto delle due squadre. La presentazione stile NBA, a iniziare ovviamente con la squadra ospite, ossia la APUGSA, con le mascotte, con la squadra che è lo speaker, sta appunto enumerando numero per numero, e loro si presentano al cospetto dei 5-6.000 spettatori qui al Palatrie, all'Alma Arena.
Alma Trieste. Il tabellone al Palasport triestino, stile NBA. Palla a 2, tutto è pronto, saltano Pellegrino e Rowers. La partita inizia, il derby del girone di ritorno del campionato di Serie 2 è proprio partito in questo momento, con la APU GSA in casacca nera, con il quintetto che Lino Nardo ha voluto mettere in campo, che è composto da Nobile, Diop, Raspino, Pellegrino e Candlelight, opposto al quintetto dell'Alma di Trieste, che risponde con questi cinque giocatori: Daros, Mussini, Green, Bauer e Cavaliero numero 18. Da una parte Dino Lardo, dall'altra Eugenio Dalmasson. Si va a iniziare dunque con il primo minuto, le squadre ancora sullo 0-0. L'attacco triestino è andato
non a buon fine come quello friulano, e c'è il primo taglio, il backdoor con Alma Trieste, va a segnare con il numero 7 Russini, giocatore che proviene appunto dai college americani, tesserato proprio in questi ultimi mesi. Dykes al tiro, sbagliato, rimbalzo per Russini che porta il pallone. Seguiamo questi primi minuti, questi minuti di un incontro che è su tutte a bocca di tutti, e da tre punti Powers, Lawrence Power, un canestro che porta già un buon parziale, 5-0 per l'Alma di Trieste. Ora CSA in attacco, fischi del pubblico, Raspino non trova la linea del passaggio, il blocco di Pellegrino, Raspo per Nobile, sotto misura, due punti, i primi due punti della partita per Vittorio Nobile. Siamo 5-2 dopo i primi due minuti di gioco. Anzi no, siamo 7-2 con questo canestro di Mussini. Mancano 4 minuti e 30 al termine del primo periodo. Power a rimbalzo, si è procurato una ferita all'arcata sopraccigliare, deve uscire per le cure del caso, e entra Cittadini al suo posto. Intanto siamo sul 13-4 per l'Alma di Trieste. C'è da dire che la al più GSA ha dovuto scegliere quanti americani schierare, o meglio chi deve schierare dei due americani possibili o dei due stranieri possibili, quindi extra comunitari, su due possibili da iscrivere al referto. E con l'arrivo di Troy Coupin, ecco che ha lasciato il posto Ray Weideman, e proprio in questo istante è entrato Troy Coupin, e lo vediamo, andiamo a seguirlo, il suo primo passaggio, numero 10. Ecco il ragazzo che arriva dal Cincinnati, vediamo come si comporterà. Intanto c'è ancora un tiro sbagliato da parte di Dykes, il rimbalzo ancora per l'Alma di Trieste che porta avanti il pallone. Vediamo anche la difesa di Troy Coupin che è su Russini, forse si sono conosciuti addirittura nel NCAA, il campionato del college. Buon movimento di Daros, nulla da fare però, ancora palla per Coupin che è un playmaker con il pugno delle mani per il tiro da tre punti. Dykes lavora ancora 4 minuti dal termine, ancora per Pinton che è entrato al posto di Raspino. Buono scarico, Coupin, primo tiro e il canestro di Coupin alla prima sua chiamata, ecco che va a segnare il tiro dai 6-75 da 3 punti, Coupin 13-7. Negli ultimi 2 minuti di gioco abbiamo cambiato angolo, siamo venuti in quello vicino alla panchina dei nostri colori, come vedete che c'è tutta la panchina a disposizione, il medico è Ray Weideman, i preparatori, ma in campo c'è adesso anche Benevelli con Mortellaro e con Pinton. Il pallone per Pinton, arresto e tiro, due punti, no, il rimbalzo è per Daros, che va ancora Daros verso il fondo, il pallone che viene colpito dal piede di Benevelli. Siamo a 1 minuto e 45 punteggio, 13-9 con Busciati. Questo è un ingresso che Limonardo va a mettere sul terreno al posto di Dice, che fino a questo momento ha le polveri bagnate, non riesce a segnare. Limonardo tenta di giocare tutte le carte che ha a disposizione. Il pallone è per l'Alma di Trieste in fase offensiva, 13-9, anche l'Alma peraltro sta sbagliando molto in fase offensiva, la quarta palla che sbaglia, sta toccando senza Power che ricordiamo appunto è uscito anzitempo per il problema allo zigomo. L'errore di Daros sotto misura spinge il contropiede la squadra di Udine con Busciati, consegnato end off, e c'è il fallo di Prandin su Busciati. C'è il secondo fallo di Prando, che giocò anche a Udine, ve lo ricorderete. Ora il pallone per ancora i friulani, 17 secondi a disposizione, Troik, Coupin, il blocco, attenzione il fallo dei Cittadini, ed è il quinto fallo, e quindi vuol dire che ci sono due tiri liberi, così vedremo anche
poi Coupé cosa e qual è la sua tecnica di tiro in partita per quanto riguarda i free throw, ossia i tiri liberi. Tiri liberi per Coupé, 17-19 quando manca un minuto e 20 al termine del primo periodo di questa partita per Troy. Canestro, 3 punti per lui. Anzi, 4 punti per lui dopo il tiro da 3 punti, quinto punto, 100% di realizzazione per quanto riguarda Troy Coupé, numero 10. La new entry, la GSA a 1 minuto e 15, l'attacco è dell'Alma di Trieste, consegnato un doppio. Prandin, Green, chiuso, Prandin tirò a 3 punti, è sbagliato, il rimbalzo di Mortellaro, l'inerzia è per Udine, ora Troy, 1 contro 1, scarica palla per Benevelli, per Busciato. 23 tiratori in campo, Pinton, Busciati e poi 42 secondi, il pallone Benevelli al tiro, sbagliato, il rimbalzo per Busciati, ancora un'azione offensiva, 11 secondi per la squadra finale per chiudere l'attacco, andiamo ancora Busciati, marcato da Cittadini, tentano per... Ci siamo spostati nel primo anello, poi ci sarà il secondo e il terzo dove c'è tutta la nostra carovana di tifosi, vedete, schierati, settore lì che stanno sostenendo a viva voce i nostri colori. Pallo fischiato al numero 33, Andrea Benevelli, dalla città di Udine, primo pallo, ma anche da tutto il Friuli. I nostri hanno agganciato l'Alma di Trieste che sta avendo i suoi problemi nel andare a segnare, quindi siamo con un ottimo canestro di Prandi del nostro Pinton sul pareggio 15-15. Ancora il problema dell'Alma di Trieste che poi non va a concludere. Udine li sta facendo veramente male in questi minuti, siamo al terzo minuto, Busciati da 3 punti, Busciati, un giocatore che si esalta quando c'è questo clima in campo. Allora, e partiamo, andiamo a 7.45 dal termine del secondo periodo quando siamo sopra di 3, 18-15 amici, il semigancio di il numero 14 Gazelize, Lollo Baldasso, Lorenzo Baldasso, 3 punti per Baldasso e sono 18 pari a 7.20 dal termine, c'è fallo del numero 18 del Trieste, Cavaliero, fallo fischiato Daniele Cavaliero, primo fallo, cambio Francesco Pellegrini. A 1 minuto e 43 secondi dal termine del secondo periodo con la APU GSA sopra nel punteggio di 6 punti. Tira Iannelize! Intanto Iannelize però è andato a segnare un canestro importante per mantenere il contatto con una APU GSA che ha trovato in tanti giocatori, in tutti i giocatori lo sprint, quella voglia di essere protagonisti. Adesso vediamo Dykes stoppato ma irregolarmente da Iannelize, quindi andrà a battere 2 tiri liberi Kindle Dykes quando il tabellone NBA qui all'Allianz Arena, Alma Arena, segna 28-32 per la squadra di ospite, appunto, di Lino Lardo. Adesso torna sul terreno Powers che appena adesso vedete che c'ha il Alessandro cerotto Cittadini sulla fronte per quell'incidente precedente già nel primo periodo. Vediamo anche Ferrari capitano in campo con Pellegrino, Dykes, Troy Coupen e il quinto che è Pinton. Va a giocare il canestro di Kendall Dykes, vediamo i punti dei singoli giocatori, abbiamo Dykes con 5 punti, 6 di Mortellaro, 2 Nobile, 9 Coupen, 2 Pinton, 4 Pellegrino, 5 di Frank Busciati, secondo tiro libero per Kendall Dykes, siamo sul
34 a 28 per la compagine di Lino Lardo, che ora è in difesa a uomo. Ferrari, Pen, ecco Mussini con il numero 7, porta il pallone sulla destra. Diciamo che comunque hanno trovato ovviamente delle ottime soluzioni i ragazzi di Lino Lardo, anche se ogni tanto c'è qualche sbavatura, ma questo non fallo fischiato al numero 29, ovviamente Pellegrino, primo fallo. Dire che la squadra di Udine sta giocando una bella e buona pallacanestro, molto attenta e molto dinamica. Allora Coupin con Lino Lardo per spiegare quale possa essere il prossimo gioco offensivo. Intanto Mussini ai tiri liberi, il secondo va al 29 a 34 più 5 per la 54 secondi al termine del periodo, secondo periodo dunque. La più potrebbe chiudere, anzi chiuderà senza dubbio con il vantaggio. Cisca un po', Dykes marcato da Green, poi dopo Ferrari sbaglia il pallone, Green, fallo di Pellegrino su Green, il quale poi casca a terra. Ci saranno due tiri liberi. Fallo fischiato al numero 29, Francesco Pellegrino, secondo fallo, Marina protesta in maniera vibrante per questo fallo abbastanza fisico da parte appunto di Ciccio Pellegrino, e c'è un minuto di sospensione chiesto da Lino Lardo. Greening Lunetta dopo il minuto di sospensione, siamo proprio alla fine del periodo. Vediamo Coupin, 28 secondi al termine di questo periodo, 32-34 per Alma di Trieste. Non può chiudere l'azione la APU, ma c'è una discrepanza di 6 secondi tra il cronometro del 24 e l'azione offensiva. Coupin se la gioca, jump shot, sbaglia. Vediamo se c'è l'ultimo pallone per Green, in fazione di piede, forse no. Finisce il tempo con il tiro di Dykes, tutti a riposo dunque con il punteggio di 32-34 per la squadra di Lino Lardo, per la più GSA, che ora esce dal campo sotto l'applauso della propria curva. Eccoli i nostri ragazzi. La partita riprende e noi siamo vicino al settore D. Vedete i nostri tifosi che stanno sostenendo i nostri colori in maniera ovviamente molto molto calda e molto importante per i ragazzi che sono in campo. Entusiasmo ovviamente che esce da ogni situazione. Vediamo un po' che cosa può succedere. Ecco il bubone qui sopra lo striscione del settore D, eccolo qui, lo vediamo in tutta la sua possibilità di urla e di sostegno insieme a tutti i nostri tifosi che ora al canestro dei nostri ragazzi vanno giustamente a sottolineare con questo applauso. Il tabellone segna il più 6 con pallone recuperato dal A più GSA, con in campo vedete Coupin. Ma mentre stanno giocando c'è anche il posto di ristoro, diversi posti di ristoro, ma troviamo Emanuel. Ma come, ma tu non sei al Carnera? Sì, abbiamo in gestione sia il Carnera che l'Alma Arena. Però quindi tu tifi a metà quest'oggi? Allora, lavoro all'Alma Arena e al Carnera, il mio tifo è solo uno, è bianconero credo. Ah, ovviamente, anche se mi auguro che l'Alma vada molto avanti, certo, lavorativamente parlando. Serie 1 sarebbe una bella cosa qua, per te, per il lavoro. Ma comunque è stato un ottimo rapporto anche con i tifosi, che gente molto alla mano, ovviamente nonostante il campanilismo che ci sta. Infatti oggi sono bersaglio di mille critiche, ma vabbè. L'importante è che tu dia sempre delle buone cose da bere e anche da assaggiare. A questo ci teniamo molto.
Bravo, allora vediamo un po' come va la partita. Grazie, ciao. Al termine del terzo periodo, un terzo periodo in cui la nostra APU GSA sta facendo capire che non vuol lasciare nulla di intentato qui, anzi l'inerzia è a suo favore, anche se adesso la Alma Trieste sta andando alla grande recuperando punti su punti, come in questo caso con Bauer che ha segnato in un amen 6 punti consecutivi, 42-46, dunque il punteggio più 4 solo per la GSA proprio a 1 minuto 17 al termine del terzo periodo, con la più ora che va in attacco con Dykes, commesso fallo da parte dell'Alma Trieste, quindi ci saranno due tiri liberi perché ambe due le squadre hanno già esaurito il proprio bonus e quindi si andrà ai due tiri liberi più 4, era un più 9 anche per la GSA. Ora però dobbiamo cercare di stringere i denti e cercare di capitalizzare quanto è possibile farlo in questo frangente dell'ultimo minuto del terzo periodo, un terzo periodo molto molto difficile per la più, che ha trovato comunque canestri importanti come un tiro da tre punti da 9 metri di Raspino, che non l'abbiamo visto a livello televisivo ma a livello globale sì. Ora c'è questo errore di Dykes, siamo sul 42-47 con il rimbalzo di Bauer, lasciato libero, difesa zona per la APU GSA, gira il pallone la Alma di Trieste ancora per trovare uno spazio o per il tiro dal perimetro, la difesa che sta facendo male, ecco Prandin fin sotto e sono due punti per Prandin e ci sono solo tre punti di disavanzo, 44-43 per l'Alma, per la APU GSA. Attenzione che c'è un po' di confusione sotto misura e alla meglio Benevelli con due punti importanti che fanno il paio con Prandin. 25 secondi, ultima azione crediamo per quanto riguarda l'Alma di Trieste, c'è la discrasia nel tempo e nei 24 secondi di 5 secondi ancora Prandin, sempre questa difesa a zona. Ora si va fino sotto con Toronica e poi Dykes appoggia, Dykes sul velluto e ci sono due punti proprio all'ultimo secondo e si chiude il terzo periodo con un più 7, 44-51 per quanto riguarda la squadra della APU GSA, ma il pubblico triestino ovviamente non è stato aggiornato il tabellone, ma siamo 44-51. Ora l'ultimo quarto, quello più importante. Intanto problemi ancora per Bowers che è stato colpito, come avete appunto visto all'inizio della partita, molto duro e gli si mette un cerotto per diminuire l'uscita di sangue. Ovviamente vedremo se riuscirà a entrare ancora in campo. Wow, importantissimo per l'Alma. Inizia proprio adesso l'ultimo quarto della partita con la palla in mano alla APU GSA, l'attacco 44-51. Guardate come sta attaccando la squadra friulana con Busciati, Mortellaro, Dykes. Ecco Busciati, Mortellaro, il doppio, forse c'era un fallo non rilevato dalla tripla arbitrale, il pallone dunque ancora verso la Alma di Trieste con Daros e poi andiamo con il pallone a Cittadini, ecco che gli spintoni e c'è il fallo di Mortellaro nei confronti appunto di Cittadini. Va in duretta lo stesso Cittadini, sta giocando senza i due stranieri l'Alma di Trieste in questo inizio di quarto periodo. Il punteggio ovviamente fermo 44-51.
siamo a metà dell'ultimo quarto, ma la APU GSA è saldamente in possesso della squadra, nel senso che sta giocando alla grande con questa contropiede che viene fermato fallosamente dalla difesa dell'Alma. Siamo sopra di 8 lunghezze, 56 a 48, quindi più o meno sempre sopra la APU GSA in questo derbissimo qui a Trieste. Ora torna in campo da rosso per l'Alma di Trieste con due tiri a favore dei Troy Dupin, che ha giocato fino a questo momento molto molto bene. 10 punti, 15 punti di Dax, 8 di Busciati. Adesso segna il libero e a 4.35 la APU GSA può andare ancora a incrementare il proprio punteggio. Un tiro libero di Troy e siamo 48 a 58, più 10 la APU GSA nei confronti dell'Alma di Trieste. Siamo ai momenti più delicati della partita, mancano esattamente due minuti al termine della stessa, con la APU in vantaggio di 4 punti, 56 a 60 la Alma di Trieste. Ora c'è una grandissima stoppata di Bauer sul appoggio di Mortellaro, ma il canestro non viene convalidato dagli arbitri, una stoppata probabilmente irregolare. Poi c'è fallo di Benevelli e ci saranno due tiri liberi. Benevelli si è messo davanti al numero 7 Mussini, ma gli arbitri hanno deciso che il fallo è di Benevelli e non dell'attaccante, ecco perché Mussini va in lunetta per due tiri liberi importanti per quasi riagganciare la APU GSA sul punteggio di 60-58, ne fa uno 60-56, 1 minuto e 43 al termine della partita. Sono attimi veramente di grande intensità, con un pubblico che spinge la squadra di Eugenio Dalmasson. Dopo il canestro di Mussini anche dall'angolo e quello di Cavaliero dal fondo, il contropiede, attacco a più importante, andare a segnare. Un minuto e mezzo dalla fine della partita, Raspino fino sotto ma sbaglia l'appoggio e il pallone viene dato alla squadra di Trieste, perché Mortellaro l'ha gettato oltre il fondo. E ora c'è il cambio, credo, per Lino Lardo, no, è tutto regolare. Quintetto udinese con Raspino, Troy, Dupin, Benevelli, Dykes e Mortellaro. Attacco per la squadra giuliana, che può andare a pareggiare la situazione. Vediamo che cosa riesce a fare. Vediamo Cavaliero in palleggio da Ross. Ancora Cavaliero, il blocco di Bowers, i secondi passano e non riesce l'anticipo di Dykes, ma mancano 9 secondi per chiudere l'azione alla squadra di Trieste, quando mancano 1 minuto e 10 secondi al termine del quarto periodo, quindi della partita. APU GSA in vantaggio, dopo aver fatto in vantaggio anche di 10-11 lunghezze, ora di solo 2 punti, gran difesa della squadra di Lardo. 9 secondi per andare a tirare, Bauer per Cavaliero, vediamo se sfrutta un blocco. Il tiro è di Cavaliero da 3 e segna Cavaliero, 3 punti e rimbalza in vantaggio l'Alma di Trieste, 61 a 60, Cavaliero, l'anima della squadra. Ecco ancora Busciati, processo di palla, Busciati, si riduce Cavaliero, che fallo di Cavaliero su Busciati, e quindi va a dare due tiri liberi a Busciati quando mancano 50 secondi al termine dell'incontro, con un punteggio di 61 a 60 per l'Alma di Trieste. È tutto ancora in gioco, tutto ancora da giocare. Busciati è chiamato a un 2 su 2. Il pubblico qui alle spalle, vedete, cerca di disturbare, ma Busciati ha segnato il primo. Parità 61 a 61, una partita giusta, così che deve finire in questa situazione. Ora è un più uno per Udine, 62 a 61, la palla in mano, 47 secondi da giocare ancora in questo
di questa partita. Vediamo cosa riuscirà a fare l'Alma con Cavaliero. Trovato Mussini da tre punti, lo sbaglia Mussini, il recupera, vediamo se la palla viene data a Trieste. Sì, viene data a Trieste. 32 secondi da giocare, più 1 Udine, 6-2-6-1. Il tiro di Mussini è sbagliato, ora si va a discutere su quanti secondi si andrà a giocare, ovviamente sul quanti secondi utili, se un'azione intera oppure una parte di azione dei 24. Intanto mancano 32 secondi, come vedete dal tabellone, più 1 Udine, 24 secondi, Mussini per Cavaliero, se segnerà probabilmente l'Ardo avrà chiesto un minuto di sospensione. Cavaliero per Bauer, ancora Cavaliero, 13 secondi sull'angolo, Bauer sotto misura e c'è il canestro, no è sbagliato, il canestro di Green, ma c'è fallo di Mortellaro su Green, toccato dunque quando voleva schiacciare. Viene commesso fallo da Mortellaro, quinto fallo per il numero uno in casacca bianca e nera. Mussini viene sostituito da Prandin per la difesa, due tre liberi per Green, può pareggiare, può anche portarsi più uno quando mancano 16 secondi, poi la palla sarà per Lino Lardo, forse chiederà il time out se segnano tutti e due. Vediamo, sono attimi ovviamente di tensione come è giusto nella pallacanestro. Vediamo intanto cosa fa Green, intanto uno lo segna, c'è parità, c'è il secondo a sua disposizione per Geronte Green, scarica il tiro, 6-2 a 6-2, secondo tiro per Geronte Green, sbaglia! Il rimbalzo è per l'APU GSA che ha l'ultimo pallone, si profila anche un possibile time, un possibile overtime, non deve commettere fallo all'Alma, Udine deve andare, deve puntare a canestro con Dykes, il tiro di Dykes sbagliato e finisce il tempo, si va all'overtime sul 62-62, mentre Dykes purtroppo è andato addosso al tabellone, niente di un certo problema. In questo supplementare sono successe cose assurde, incredibili. Pellegrino messo sul terreno per dare consistenza ai rimbalzi, ha sbagliato l'accoppiamento, ha lasciato Bauer libero. Dall'altra parte Cavaliero ha voluto anticipare un po' i tempi, ha tirato un tiro da tre che non serviva. Ora siamo a più uno per Udine, 6-9 a 6-8, con un grandissimo poi canestro da tre punti di Troy Coupen. E ora c'è il rimbalzo, no, l'errore di Cavaliero, con 1.36 dal termine, con il più uno Udine. E in attacco, ritornato sul terreno Diop, numero 35. Green poi ha sbagliato un schiaccione non indifferente, più uno per Udine, possesso palla a 1 minuto e 36 dal termine della partita, una partita ovviamente molto aperta a qualsiasi risultato che si possa pensare, perché è tutto così, il derby è un derby, ci sono tanti errori che sono stati. Questo attacco importante per Udine, esce Dykes, il blocco Benevelli non c'è, riesce ad andare fino in fondo, il canestro no, c'è il pallone per Diop, il quale però non riesce a controllarlo e esce con lo stesso, anzi no, il pallone esce dal campo a 1 minuto e 11 dalla fine del primo tempo supplementare. Marcatura uomo per Udine nei confronti dell'Alma di Trieste. Ora si andrà ancora a toccare Cavaliero, lo darà a Mussini. Mussini formidabile dalla linea dei 6-75, ma anche in costruzione di gioco.
grande innesto, come un ottimo e grande innesto è stato quello di Troy Coupain, uno contro uno di Bauer contro Diop, c'è fallo di Diop e si andrà a tirare liberi per Bauer. Il realizzatore per quanto riguarda Udine, 17 punti Dykes, 12 quelli di Busciati, sono 16 quelli di Coupain. Per l'Alma di Trieste abbiamo invece i 19 punti di Bowers, 13 di Mussini. Bowers, due tiri liberi, il primo va e c'è parità ancora, 69-69, 1:02 da giocare in questo derby super. Secondo libero, non va, è ancora parità, palla che scotta ovviamente nelle mani di tutti i giocatori, esperti e non esperti di questo campionato. Busciati per Raspino, Dykes, qui abbiamo Coupain che potrebbe dare il tiro come prima dall'angolo, attende 5 secondi per tirare Udine, lo fa Dykes e il primo ferro, parità, 36 secondi, attenzione per l'Alma di Trieste, è un attacco fondamentale, come tutti sono fondamentali per l'Italia degli attacchi. Mussini, 12 secondi per chiudere l'azione per l'Alma di Trieste, vediamo da Rosso, e c'è un fallo di Benevelli su Bowers e ci sono due tiri liberi per il giocatore numero 21, per il fallo di Benevelli con Bowers, quindi che si trova un omaggio nel tiro libero e ovviamente deve segnare i 6 tiri liberi. Bowers primo e va, c'è un secondo, poi Lardo andrà a chiedere senza dubbio un time out, lo vediamo là molto arrabbiato, 2-2 di Bowers, time out per avere azione offensiva in questa metà campo, nella metà campo della difesa dell'Alma. 7-1, 6-9 per l'Alma, 21 secondi, time out. Con i 21 secondi più importanti di questa partita, se Udine riuscisse a segnare un tiro da 3 punti sarebbe vittoria. Rimette in gioco Busciati per Coupain. Vediamo, 17 secondi da toccare. Vediamo cosa ha detto Lardo in questa azione. Lasciare a Coupain il tiro, probabilmente fino sotto. Benevelli, il tiro da 3 punti, sbagliato. Il rimbalzo da Rosso, Cavaliero, Raspino, e fin sotto Raspino, canestro di Raspino a un secondo dal termine. E c'è il canestro di Raspino a un secondo dal termine che porta ancora in parità questa partita. Un secondo e due da giocare con l'ultimo tiro per la squadra di Trieste che ha chiesto un minuto di sospensione. 71 pari, un secondo e due. Si va a giocare, un secondo per il tiro di Alma Trieste. Vediamo chi andrà a tirare sulla rimessa di Mussini. Geronte Green, il tiro di Green non va. E c'è il cronometro che segna la fine. Ancora uno supplementare, 71 pari, secondo overtime. Al termine di questa partita, o meglio al secondo supplementare, palla con APU che ha 3 punti di vantaggio, 78-75, conquista 2 tiri liberi con Busciati. L'energia dell'Alma forse è svanita, intanto Bowers deve lasciare il campo per raggiunto limite di falli, come per raggiunto limite di falli ha raggiunto la panchina anche Cavaliero, mentre per quanto riguarda Udine 5 falli solo Mortellaro e Diop. Intanto Busciati però sbaglia il libero, più 3, 7-8 a 7-5, 1:29 dal termine
del secondo supplementare, segna Busciati il secondo tiro libero. Mussini marcato da Raspino. Ecco Mussini in fase offensiva, deve accelerare la squadra dell'Alma di Trieste, deve recuperare i 5 punti, i 4 punti di svantaggio che ha, 7-9 a 7-5. Vediamo Daros contro Troy Coupen. Tiro di Daros è sbagliato, il rimbalzo è di Coupen, e con questo rimbalzo penso che Udine Benca abbia vinto questo incontro, questo derby infuocato, e ha avuto ovviamente la grande capacità di rimanere in partita, di difendere molto forte. Dykes, due punti ancora di Dykes, e questo mette il suggello alla partita dell'APU GSA, che la si dava per una squadra non in forma e invece ha fatto vedere che in difesa è rocciosissima e che può vincere contro la prima in classifica, come è successo in questa giornata qui a Trieste, con nell'entusiasmo dell'Alma Arena davanti a 6.000 spettatori. Ecco che la squadra di Udine fa ammutolire il Palazzo dello Sport di Trieste, che peraltro non si è lesinato di andare a tifare sempre e in ogni caso i colori della sua squadra, ma in questo campionato l'Alma di Trieste le ha buscate due volte, all'andata al Palasport Carnera e al ritorno proprio in questa partita, che sta vincendo anche grazie al nuovo entrato Troy Coupen, 16 punti e forse più uno, e sono 17, no, rimane a 16, va a cercare di recuperare qualcosa l'Alma di Trieste con i tiri da tre punti, ma in questo caso Baldasso non ce l'ha fatta. Ancora Mussini, c'è un fallo, ma 17 secondi, recuperare 6 lunghezze non è assolutamente facile. Vedete Daros abbastanza arrabbiato, Daros con i suoi 6 punti solo, intanto Mussini va in lunetta con i 13 punti che ha fatto. A più è a testissima alta, ha chiesto time out intanto Lino Lardo, se segnerà in tutti e due come dovrà segnare Mussini, però poi mancano 17 secondi e quindi la squadra di Udine potrà gestirli al meglio con 4 punti di vantaggio. Time out. Ed eccoci alla rimessa in gioco da parte di Busciati per la APU GSA. Forse andranno subito a commettere fallo personale i ragazzi di Eugenio Dalmasson. Il pallone per Benevelli e poi dopo c'è il fallo di Coronica. Secondo l'arbitro il fallo di Coronica che dà la possibilità a Busciati di andare ancora in lunetta per ulteriori due tiri liberi per allungare. Era ovvio che facessero appunto il fallo personale. Per APU GSA dunque si profila una prestigiosissima vittoria contro i primi in classifica. Busciati la avvalora ancora, 82 a 77, quando mancano 15 secondi al termine di questo secondo tempo supplementare. La squadra che vince dunque è l'APU GSA, amici ascoltatori, e c'è il fallo di Busciati proprio all'ultimo secondo. Ormai si gioca per giocare, sono 6 punti di vantaggio per Udine, inutili liberi per Mussini. Ecco in lunetta, ci saranno due tiri, però poi potrebbe arrivare a meno 4 l'Alma. Mussini segna il primo, 8-3 a 7-8, 8-3 a 7-9, più 4 per Udine, rimette in gioco e la palla va a Dykes, c'è fallo e Dykes andrà in lunetta. Ovviamente questo è lo stilicidio dei falli agli ultimi secondi di ogni partita, però in campo i giocatori di Udine
sono tutti grandi tiratori dal tiro libero. Ora c'è Dykes, eccolo il tiro di Dykes e c'è il canestro e siamo sempre in vantaggio, amici. L'Udine vince il derby contro Trieste 84-79 fino a questo momento. Mancano 12 secondi e 8. Vediamo un po', intanto sempre sbeffeggiamenti fra settore D e popolo di Trieste. E c'è un time out per Eugenio Dalmasson sull'85-79. Ecco la rimessa in gioco di Mussini per gli ultimi 12 secondi di questa partita da Rossi. Il tiro da tre punti veloce di Mussini non va assolutamente a trovare il canestro e con questo è ormai terminato tutto. Amici ascoltatori, tra poco le interviste, ma sulla faccia, guardate da Rossi, sulla faccia dei giocatori la tristezza di una vittoria dell'APU-GSA che è ovviamente legittima in questo campo difficile dove tutti hanno vinto, tutti hanno perso, scusate, e una sola ha vinto, ossia la squadra di Udine, per 85-79 dopo due tempi supplementari. E vedete i giusti festeggiamenti in mezzo al campo dei bianconeri friulani tra i giocatori, direttori sportivi, general manager, presidente Pedone e tutti gli altri dello staff della APU-GSA che vince a Trieste contro tutti i pronostici. Ecco Dykes che va sotto la curva del settore D, sta urlando dall'inizio alla fine, e anche il presidente Pedone con il GM Davide Michalic. Sono queste le immagini anche dei giocatori in mezzo al campo, come vedete, a festeggiare questa memorabile serata di basket. Siamo freschi, hai vinto. Bravi. Very well, very well. Good game for you. Yeah. I really liked it, you know, for my first game here. You know, and the energy that this gym brought was great. You know, it's a great way to get brought into Italy. You know, I actually appreciate the team for bringing me here, especially for an environment like this. And I'm grateful that we got the win. Very well, cool. Bene. Insomma, in questa bolgia vincere non è da poco. Ha fatto una grandissima partita, sono stati veramente veramente bravi, ha fatto una partita di quelle con la P maiuscola. P maiuscola, sempre con la testa sul campo, difendendo forte, al di là del... Sono stati veramente veramente bravi, abbiamo fatto veramente una grandissima partita e ci meritiamo questa vittoria. Questo cancella tutte le brutte prestazioni, dai. Ci voleva per la fiducia, ci voleva per tutto, perché il lavoro alla fine paga. E noi stavamo lavorando bene, quindi ci siamo, dai. Complimenti. Grazie. Raspo, dov'è? È entrato in quintetto base. Nobile quintetto base. Sì, scusami. Dai, di spalle. Quintetto base, insomma, bene, direi. Hai dato il tuo... Sì, dai, una palla persa brutta, diciamo così, per non essere peso, però dai, bene, bellissimo. Cazzo, abbiamo vinto qua, eh. È difficile, cioè nel senso che... Gioca contro 5.000 persone che urlano lì. È bello, questo palazzo è proprio un'arena.
si chiama proprio Arena, è bello giocare qua, il nuovo ha fatto una bella partita, guarda tutti insieme di squadra, anche l'ultimo minuto. Muscio, Muscio! La maglia chi l'hai data? Abbiamo vinto il derby, sono quelle partite che ti piacciono queste, no? Sì, oggi è divertente giocare. Oggi era una bella cornice, sembrava una partita di playoff. E al di là delle battute a caldo, credo che quello che ho detto prima ai vostri colleghi, che a un certo punto sembrava persa, però sarebbe stato un peccato perché secondo me abbiamo sempre condotto e ce la meritavamo. Quindi credo che gli dei del basket ce li siamo proprio meritati. A un certo punto sembravate senza energie, però avevate il cuore, quello che loro non hanno avuto alla fine. No, loro con cuore incredibile hanno recuperato una partita che sembrava persa a 3 minuti dalla fine. Avevamo cuore, abbiamo giocato un po' anche in maniera intelligente perché sembrava un po' in casino perché Troy era appena arrivato, quindi sono ritornato a giocare playmaker alla fine. Sono stati bravi a congelare la palla, non abbiamo più chiamato niente oggettivamente, gli schemi erano un po' saltati. Esatto, abbiamo attaccato una volta Troy, una volta KD, una volta io. Tanti abbracci in mezzo al campo, ma quello chi ha vinto? Grandi imprenditori qua da Hacker, come sta? Sostenitori. Stasera hai assistito alla storia della pallacanestro. Cavaco della facoltà di non rispondere. Però ti sei divertito un sacco. Partita straordinaria, veramente straordinaria. Basket è questo, partite che magari sulla carta nessuno le dà per una vittoria della squadra nostra, eppure giocando col cuore. Sì, guarda, io ci ho creduto dal primo momento, da quando ho visto, guarda, è stato un periodo per noi difficile, dovevo prendere delle decisioni, forse anche un po' forzando la mano su alcune cose e sinceramente l'ho fatto come nelle mie caratteristiche, d'accordo con Davide su alcune cose, facendo quello che un presidente deve fare, e alla fine sono contentissimo che la squadra sia ritrovata, era fondamentale che si ritrovasse in questa partita perché io credo che se giochiamo in questa maniera sinceramente non ce n'è per nessuno, portarla a casa dopo 2 supplementari a Trieste con un pubblico di questo tipo, con un calore di questo tipo e facendo esordire il nostro nuovo americano in un contesto del genere che era un ulteriore azzardo, adesso lo possiamo anche dire, però sinceramente avevamo bisogno di esplosività. In regia ce l'ha data, magari a sprazzi, poi ragazzi era stanco, però bravi tutti. L'ultima palla. Impressionante, guarda, sinceramente voglio dire una cosa, abbiamo avuto oggi 11 gladiatori in campo con un Conducador, un Conducador che è stato Lino, che l'ha giocata alla perfezione. Dedico anche questa vittoria a Weidemann che ha sostenuto la squadra dal primo all'ultimo momento, io ce l'avevo davanti, era in panchina, era seduto, purtroppo per la regola della rotazione non poteva giocare, però oggettivamente ha dato moltissimo anche lui in termini di sostegno ai suoi compagni. Quindi guarda, e poi dedico questa vittoria a tutti e 600, guarda che sono tanti Franco, per una 2 sono tanti, anche perché 600 biglietti ci hanno dato e in 600 siamo venuti, quindi la risposta è stata eccezionale. Hanno cantato anche loro tutto il tempo, complimenti a tutti, una festa dello sport, non è successo niente in un contesto oggettivamente molto caldo, ma con fair play, con gli sfottò dovuti e doverosi. Che in questi casi ci serviva una vittoria, dai. Sai, questa non è una vittoria semplice, Franco, questa è una vittoria che vale doppio, non solo perché andiamo 2-0 su di loro, ma perché io spero e credo che con una vittoria di questo tipo davanti a un pubblico del genere la squadra prende anche coscienza di quanto è forte, e in marineria si chiama abbrivio, cioè giocare sull'abbrivio di una vittoria del genere. Noi dobbiamo credere sul fatto che siamo la squadra unica che da 2 anni a questa parte è venuta a Trieste e l'ha portata a casa dopo 2 supplementari giocando di palle e di testa. Detto questo, ragazzo qua, gli ho già fatto i complimenti. My compliments, Troy. Welcome in Udine. Thank you. Playoffs. Magnifico. Yeah. They came to play the grande. And I liked every minute. Grande. Yeah, I liked it.
posso dire, e quindi? Quindi non siamo quattro sfigati al bar, abbiamo vinto una grande partita con una grande tifoseria, abbiamo fatto una settimana di allenamenti perfetta, l'abbiamo vinta con merito, siamo 2-0, i primi che vincono qua, ci siamo presi i playoff con merito, senza aspettare cosa facevano gli altri. E adesso il bello viene adesso, perché questa squadra è forte, forte, deve giocare sempre questa intensità, è profonda, forte. Oggi due americani strepitosi, questo ragazzino appena arrivato ha dato subito una gran mano, però devo dire Bulciati oggi abbiamo visto che giocatore è, il giocatore per queste partite. Qui siamo contentissimi, batte forte il cuore per Udine, per la nostra città è una vittoria che ci regala una soddisfazione clamorosa. Stasera si festeggia, domani pensiamo a Imola, però siamo dentro i playoff, ma ce la siamo meritata, io ero convinto di fare una gran partita. Era un peccato perderla, ma il dio del basket ha premiato oggi chi ha giocato meglio in campo. Perché i due supplementari fanno bene per lo spettacolo, però insomma l'avevate meritata per tutto l'arco dell'incontro. Insomma. Questa è una partita epica e ce la prendiamo tutta, rimarrà nella storia del basket come quella di Charlie Smith. Fra qualche anno tutti si ricorderanno il canestro di Kendall Dykes da tre punti, centrale, che fa il paio con quello di Charlie. Bisogna vivere di presente, non di passato, noi siamo una bella squadra, abbiamo una grande tifoseria. E la stagione è appena iniziata, stasera ce la godiamo, batte forte il cuore, eh? Alle Udine, vinto due derby, siamo forti, ma pensiamo alla prossima. Allora, qui c'è scritto Alma Arena, il patrono. Non faccio, Marco. Faccio intervista. Hai detto al messaggio. Lascia stare, Frank. Diciamo che è stata una bella partita, ha vinto lo Sport. Sì, ha vinto lo Sport. Sì, dai, qualche si vinceva l'Alma era meglio per te. Sì, però ha vinto il basket. Esatto, ha vinto il basket, ha vinto anche la squadra che ha meritato, quella che ha avuto... più attributi o più palle per rimanere in panchina, onore ai vincitori e adesso i miei giocatori devono fare un esame di coscienza e devono imparare che queste partite si vincono così. Ma tu sai che ogni squadra ha il suo punto nero e per l'Alma è uno, adesso 2-2. No vabbè, il punto nero forse sono io, se entro in campo, se entro in campo magari con un po' più di determinazione si vince, no. Sì, può essere che sia così, comunque Udine ha vinto meritatamente. Diciamo che ogni squadra forse ha la sua bestia nera e per Trieste è Udine a questo punto. Ma è oggettivamente è un dato di fatto, insomma, è l'unica squadra che è riuscita a batterci due volte. Stasera, dopo anche un'autentica battaglia, gioco 50 minuti dove le squadre non si sono risparmiate, e Udine ha avuto... In questi 50 minuti sicuramente più lucidità, più costanza nell'eseguire alcune cose. Noi siamo stati un po' più frenetici, meno costanti e credo che la differenza su quello che è il risultato finale sia dovuta a questo tipo di... Qualche schiacciata così in meno è per un canestro in sì, più, ma insomma, sì. Poi però ci sta, insomma, il gioco... Fa parte degli episodi, fa parte degli episodi del gioco, mi sembra... trovare le situazioni, noi due paio di tiri che sono entrati usciti da tre, Raspino che segna da 9 metri, ma quelle fanno parte del gioco, ripeto, non è lì. Ripeto, quello che è più importante è, come ti dicevo prima, la maggior lucidità e costanza che ha avuto Udine nel gestire il match, nel giocare sulle sue cose, e noi siamo andati un po' troppo a strappo. Buona difesa appunto di Udine che ha creato molti problemi, da Rosa ad esempio che normalmente... Sì, però abbiamo fatto tanti tiri da tre anche con buoni mezzi, tanti spazi, con tiratori importanti come Mussini, come Baldasso, come Cavaliero, insomma, quindi non erano tutti tiri forzati, quindi dopo se li metti, fai un'altra partita, non li hai messi, però ecco, ripeto, eravamo stati bravi a costruire quelle situazioni, probabilmente anche sfruttando il fatto che magari Matteo D'Alos veniva... magari con più attenzione avevamo più spazi su altro, però ripeto, stiamo parlando sempre di una partita finita dopo due supplementari, però ripeto, merito a Udine di aver avuto costanza e in tanti momenti anche maggior lucidità. Sembrava una squadra in crisi, la APU-GSA, invece ha dimostrato di difendere, prima di tutto, credo, Lino Lardo, poi dopo anche di attaccare e attaccare bene con Ton Testa. Sai, a proposito della crisi vorrei dire che mi sento di ringraziare tutte quelle persone che incontro per la strada e che ci seguono veramente e che in questi giorni, anche dopo la sconfitta di Montegranaro, mi ringraziavano e ringraziavano la squadra per quello che stiamo facendo a Udine. Bastano due sconfitte magari per qualcuno per far sorcere il naso. E perciò la crisi, sai, è una squadra questa che ha sempre espresso qualcosa di positivo. Abbiamo sbagliato una partita importante in casa con Bergamo,
però il lavoro paga e siamo, quello che mi è piaciuto di oggi, che siamo usciti da una settimana difficilissima con grande concentrazione, grande solidità rispetto a quello che mi chiedevi tu, era la partita che volevamo noi giocarcela fino in fondo, anche arrivando a punto, perché pensavo io, e questa era la mia certezza, che a punto la mia squadra potesse avere più solidità mentale, tenendo conto dei giocatori che ho e tenendo conto anche che forse la pressione la sentivano di più loro. Però questa è stata veramente una partita che io sognavo in questo genere, cioè di venirmela a giocare, di non dare a loro la possibilità di avere dei break, anche se poi li hanno avuti quando ci hanno ripreso o all'inizio, però di essere sempre in controllo. E allora non ho mai pensato che la partita era in mano, ma ho pensato sempre che in campo c'era una squadra che comandava. Negli occhi dei miei giocatori ero tranquillo da questo punto di vista qua. Non mi ha mai dato l'impressione che loro potessero cedere anche nei break di Trieste. E anche nel momento in cui Trieste effettivamente ha beccato il supplementare, e qui veramente era poter facile. Perciò il discorso della squadra in crisi non tiene, perché se no una squadra in crisi questa partita qua non la farà mai. Questo è anche vero, senza dubbio. Dobbiamo dire che c'è stato anche un nesto in più che ti ha dato comunque un po' di linearità, ti ha dato un po' di potenza anche, no? Troy, sto pensando con i Cobra. Sì, ha avuto un impatto molto molto positivo, un impatto forse al di sopra delle aspettative. Chiaro, ragazzo giovane, di talento, però ricordate che una settimana fa lui forse Trieste, Udine, non sapeva nemmeno cosa fosse, Lega 2, però si è presentato molto bene, ha avuto veramente un impatto favoloso, ma come non ricordare effettivamente tutti, credo che anche in panchina siamo stati bravi, anche col mio staff, a gestire bene le rotazioni dei giocatori, a chiamare time out quando c'era bisogno. Credo che veramente questa sia una vittoria di gruppo di tutti. Coach, pensi che De Ros, uno dei più bravi lunghi del campionato, ha fatto una brutta partita? Green ha giocato a sprazzi, poi vai a vedere chi li ha marcati, questi sono stati monumentali. Sì, certo, ma Livelli, Raspino, guarda, dal punto di vista difensivo non può, il discorso Raspino oggi ha fatto una partita straordinaria dal punto di vista difensivo. Benevelli ha oscurato De Ros in ogni momento. Però dobbiamo nominare tutti, ragazzi. Cioè, oggi è stata una partita veramente della squadra. Io dietro di me sentivo un'energia dei ragazzi, cioè troppo forte, ma un'energia non di esaltazione o di euforia. È stata una vittoria dove della lucidità, della solidità, è questo che a me piace di questa squadra qua, della mia squadra, più di tre schiacciate all'indietro. Oggi noi siamo venuti qua in un campo dove due anni che non nessuno vinceva, in un campo dove loro se vincevano erano primi matematicamente, 7.000 spettatori, e noi siamo venuti qua da outsider e abbiamo vinto giocando di squadra, giocando con lucidità. Questa sicuramente è una cosa che a me mi dà molta soddisfazione. Tu hai detto anche in conferenza stampa che hai voluto fare una squadra di piccoli. No? Perché? No, siamo stati un po' costretti perché abbiamo perso per strada i lunghi e alla fine col quintetto piccolo, cioè se per un po' di tempo abbiamo giocato con Benevelli 5 e Raspino 4, ci siamo inventati Raspino 4, poi quando è entrato Pellegrino stesso abbiamo giocato, abbiamo fatto un po' di rotazione anche per necessità, visto che non avevamo, però tutti hanno dato la possibilità appunto di ruotare ancora, insomma, le cose. Sì, ma sai, oggi c'è intanto da dire questo, che mi viene da pensare che questa è una vittoria che è da dedicare alla società, ma senza ombra di dubbio, cioè, insomma, lo sappiamo benissimo che due anni fa dove eravamo, sappiamo benissimo questa società che qualche anno fa dov'era, e venire a giocare una partita del genere, credo che bisogna dire grazie alla società che ha fatto di tutto per giocarsi questa partita nel modo, in questi anni qua, di godersi questa partita. Perciò è chiaro che tutte le persone che lavorano in questa società, dal presidente in avanti, è da dedicare a loro. Poi, dai, la soddisfazione di tutti, chiaramente, no? Nostra, dei tifosi, di una città che ci sta seguendo bene. Ripeto, è due anni che siamo in Serie A, abbiamo sempre il palazzetto pieno, e mi dispiace che per una partita giocata male c'è stata una piccola contestazione contro Bergamo, ma io ripeto che la gente che mi ferma per strada capisce cosa stiamo facendo, e oggi, insomma, oggi è stata veramente una bella soddisfazione per tutti.